Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzo con una barba lunghissima e rossissima. E nulla, raga, sono molto felice perché oggi torniamo finalmente a registrare e a giocare insieme il gameplay principale. Dopo una crazy week, che devo dire io avevo bisogno per anche fare alcune cose, sono contento di tornare finalmente a registrare con il nostro Joseph. Ragazzi, tra l'altro, vi dico, siamo in una Copperdale in Nevada, raga, bellissima, mi piace tantissimo. È arrivato l'inverno, perché ovviamente io ho giocato anche un pochino con i nostri sim per far passare tutta la settimana e riattivare finalmente, anzi lo faccio con voi ora, in modalità di gioco, sì, per riattivare la crescita di tutti i sim, perché ovviamente quando faccio la Crazy Week e faccio delle puntate di gameplay, ovviamente evito di far andare avanti la come si dice? Oddio, inforna, fai un pasto veloce al microonde. Perché non possiamo? Non è disponibile alcun microonde, giustamente. Un pasto veloce, allora possiamo farlo. Fai un pasto veloce, esatto. No, oddio, cereali. Vai, mangiati dei cereali belli, veloce, veloce. Il nostro. Sono successe un po' di cose, ragazzi. Quindi oggi manderemo Joseph a scuola da solo. Però abbiamo un po' di cose da fare. Ovvero, oggi dovrebbe completare, spero vivamente, questa cosa degli scacchi. E sono veramente contento di questa situazione. Bryce mi sta crescendo. Io qui ho dovuto rimettere la culla perché anche la nostra Violet, ragazzi, è cresciuta. Guardate che bellina che è. Io la adoro. La adoro, guardatela, troppo tenera. Lui si è svegliato, raga, e c'ha una fame che Dio solo sa. E magari potremmo farlo con Joseph. Allora, non svegliare Papino. Non svegliare Papino, ma chiedi a lui. No, mordi, amore. Scusa. Cibo, per favore, a Joseph. Vai. Bryce ha molta fame, lo so. Joseph, please, occupati di tuo fratello. Amore, come potete vedere, ho messo anche dei caloriferi perché è arrivato l'inverno. Ho cambiato anche qualche outfit, lo vedrete in giro. E sono veramente contento, raga, di essere tornato da loro. Cioè, proprio mi piace un sacco giocare questo gameplay. So che voi siete molto affezionati a questa famiglia e quindi, raga, come poter non giocare con loro? Allora, andiamo a vedere un po' quello che c'è da fare. Allora, lui completerà, diciamo, la cosa degli scacchi. E sono aumentati di livello. Guardate, è arrivato a livello 9 di logica. Perché ovviamente l'ho fatto giocare un po' a scacchi. Dato che doveva, come dire, doveva giocare per proprio l'incarico dell'attività. È spassosa, ci sta. E poi, raga, per l'appunto, lui mi ha raggiunto sia l'empatia che l'educazione che la responsabilità. Tra l'altro, l'empatia mi avete detto che può fare anche un po' di volontariato per migliorare questa situazione. Quindi fai uscire e poi andiamo a controllare tua sorella. Ha preso due stili di vita, ovvero sedentario, ragazzi, e socievole. Questa cosa socievole mi piace, sedentario, devo dire, un po' meno, però ha una buona reputazione, raga. E tra l'altro, come avete visto, lui ha anche sta iniziando a stringere anche amicizia con la vostra Cassandra Martini. E questa cosa mi piace un sacco. Mentre Miki e un altro sim, Tane, sono diventati giovani adulti. Quindi adoro, adoro. Ripulisci, pietra miliare, fai dei versetti. La nostra Violet che ha problemi come se non ci fosse un domani. Raga, è una bambina bella problematica, ve lo dico. Tra l'altro le ho messo il tratto perché l'ho dovuta far crescere, sensibile. Le scappa allo scoperto, ama l'ora delle sveglie, ha il sonno coccoloso. Cioè, due palle assurde, posso dire? Posso dire, due palle assurde. Me lo consentite questa roba? Invece Bryce è tanto tenero e tanto carino. Bryce, da solo, vai a usare il vasino. Bellino. Bryce, le sue abilità. Movimento livello 3, a breve arriverà a livello 4, come anche la comunicazione. Pensiero, immaginazione e vasino a livello 2, quindi va, devo dire, molto bene. Il nostro Abby oggi finalmente torna al lavoro dopo tutto quello stress e devo dire che potrebbe rischiare anche lui la promozione e quindi sono veramente, veramente felice di questa roba. Possiamo anche con lui fare un pasto veloce, anche con lui ci mangiamo dei cereali.
No, manda per conto suo. E invece con lei io andrei a cucinare, no, preparo un pasto gourmet, così ragazzi aumentiamo il livello di alta cucina e prepariamo, vediamo da livello 5, un tiramisù. Ci sta. Un tiramisù per colazione ci sta, ragazzi. Tanta roba. Lui è, ok, sta sul vasino. Lei sta incazzata come le merde, però sta dormendo. Ok, si trova a scuola e ti dirò di più. Io ti dico di stringere un po' le amicizie. Ci possiamo dedicare a questa roba. Perché lei non fa... Amo, il tiramisù, dai. Passa l'aspirapa. Allora, basta tiramisù, che non è per te, evidentemente. Lei buggata, raga. Buggatissima. Non ci posso credere. Discuti delle tecniche di ba... Ok, si è svegliata. Aspetta che si è svegliata. Amo, sì, mangiati quello che vuoi. Non mi interessa, sinceramente, che tu faccia il tiramisù. Guardate lui! Non andare qua, ma vai qui a fare le forme. Anzi, no. Impila, ti voglio sportivo. Voglio un Bryce sportivissimo. Lui sta andando al lavoro, ragazzi, in abito. Adoro, chicchissimo. Amo, ci vogliamo riprovare? Così, in amicizia, giusto per. Proviamo a fare un tiramisù. Vediamo se riesci, eh. Sia mai. No, eh? Non ti va di mangiare. Niente. La nostra Martina c'ha dei problemi, raga, col frigo. Fai un pasto veloce, vediamo se almeno dei cereali se li magna. Niente, zero. Non pervenuto, non pervenuto. Scusate, se io faccio apri, posso dire, raga. Ok, magnate una mela. Mangiati una mela e vediamo se ce la fa. Ha dei problemi col mangiare, Martina, in questo momento. Ma del tutto, poi. Ma sai. Uff, che noia. Ecco, questi bug, raga, ne parlavamo l'altra volta con alcuni di voi. Veramente, posso dire, agghiaccianti. Cioè, non si può. Passa l'aspirapolvere. Cioè, mi è buggata la Cristiana qua. Reimposta. Vediamo se ora la fa. Ok, zitti che si è svegliata. Jesus, raga, scusate, non è colpa mia. Non è colpa mia. Guardate, Bryce, che bello. Tra l'altro c'è Remington, adoro. Nome, potremmo nominare Mochi. Adoro, c'è Mochi Mochi. Sta accarezzando Remington. Amore, amore, bellino. Ma sì, accarezza. Lui è un bimbo tanto carino, raga. È veramente carino. E con la posta noi andiamo a pagare le bollette. Christopher Michaelson. Poveri noi, ragazzi. Ok, però lui io non voglio che scenda dal 10, eh. Quindi studia sodo, vai. E chi se ne... Perché è triste? Perché è triste? Stanchezza dei blocchi, va bene, trascurato. No, amore, ora la nostra Martina, questo sarà un episodio molto semplice, raga. Te la caverai. Dai e giù, adoro. Abbraccio affettuosamente e poi genitorialità insegna a dire scusa. Tra l'altro, volevo farvi vedere il livello di Martina. C'ha cucina a livello 10, carisma a livello 9, ma c'ha genitorialità a livello 5. E tra l'altro, a livello di personalità, ragazzi, sia Martina che il nostro Abby hanno paura della morte. Gli è venuta questa roba assurda e questa cosa un po' mi mette ansia. Lui, tra l'altro, mi è diventato crooner carismatico. No, bugia, mi è diventato amante della famiglia perché ha stretto una grande amicizia con Violet. Da quando è nata Violet, Abby si è dedicato completamente alla bambina. E raga, mancano 2 giorni perché Abby ci diventi anziano, cioè, girl, volevo dirvelo. Così, la nostra Martina mancano ancora 26 giorni, quindi Abby è effettivamente più grande anche di un bel po' della nostra Martina. Quindi ci sta, raga, può succedere. Lei... Finché dorme io non la disturberei. E lui sta aumentando cosa? Guardate, prima amicizia d'infanzia. Impara a correre. Sta aumentando la risoluzione dei conflitti. Che potrebbe essere come moderatore, come tratto. Mi piace. E c'ha usa interazioni buffe con Abby. Ci sta, ci sta. Adoro. Amore.
Tra l'altro aumenta la comunicazione, giusto? Sì. Raga, mi piacerebbe portarlo un po' a livello 5. Quanto manca la sua crescita? 3 giorni, raga, e Bryce mi diventa bambino. Oddio. Allora, raga, abbiamo un problema. Tra l'altro, volevo dirvelo. Nel senso che questa casa è oggettivamente piccola. Quindi ci sono due cose che possiamo fare. Trasferirci ulteriormente, girl. Non ce la posso fare, ma potremmo abbandonare l'idea di avere questi affitti o magari averne solo uno e ingrandire la casa con un piano superiore. Perché il lotto, ve lo faccio vedere, è finito. L'è finito, ragazzi. Cioè, abbiamo un po' di spazio da questo lato, ma cioè, non ci possiamo più di tanto espandere, ve lo dico. E oggettivamente questa cucina è piccola, un bagno solo in 5 è poco. Cioè, nel senso. Ehi! Ok, subito. Genitorialità. Disciplina e comportamento. Risoluta. Di non sguazzare nel gabinetto. Ora. Ora. Vai subito. Risoluta, Martina, ti voglio. Ti voglio risoluta. Non si fa. Non si fa. Ok. E passa l'aspirapolvere ora. Oddio! La bambina mi si è svegliata. La bambina mi si è svegliata. Quindi io andrei subito a curare. Nutrire, allattare, nutrire con il biberon. Diciamo che a sto giro lei è un po' così. Costruisci una torre. Adoro. Ok. Noi prima passiamo l'aspirapolvere, però, eh. Adoro. Ecco, Martina non ha un lavoro da un bel po', nel senso che dopo il ristorante ci siamo dedicati alla famiglia, quindi volevo sapere anche da parte vostra cosa ne pensate di questa roba. Cambia l'abito, cambia il pannolino di Violet. Cosa ne pensate di questa roba, raga? Perché oggettivamente, boh, non lo so, anche col fatto che Abby stia per diventare anziano, quindi cosa farà? Sarà un pensionato e quindi cosa succederà? Sarà Martina ad andare a lavorare? Boh, non lo so. Cioè, sono abbastanza non stranito da questa roba, però vorrei anche un attimo capire. Quindi scrivetemelo nei commenti, anche perché ci sarà una nuova stagione, raga. Poi arriverà un episodio chiacchiericcio dove vi devo raccontare una cosa, non vi voglio spoilerare nulla. Però voglio un po' capire, anche perché ora arriva una nuova espansione, arriverà una nuova stagione di questo gameplay. Ci sono un po' di robe, raga, quindi dobbiamo fare un po' il punto della situazione. Ok, è tornato a casa con un progetto scolastico. Però, girl, io guarderei un po' di TV perché lui tra un po' mi va. Giulia Sventura. Amo, non puoi venire. Non puoi venire. Lo so. Oddio, lui è molto teso, raga. E devi andare a giocare a scacchi subito. Cioè, mi devi completare questo. Mi devi completare questo. Ora, il giorno della carriera non lo so se riusciamo a fare, ma allenati duramente. Il guadagno di rendimento maggiore. Amo. C'è bisogno. C'è bisogno. Lei vuole dormire. Allora, io tra un po' posso dire. La stai mettendo già tu nella culla. Forza. E fai addormentare rassicurando, perché lei ha il sonno coccoloso lì. Non piangere. Io esaurita. Esaurita. Raga, mi avete fatto fare il terzo figlio. Sapete cosa significa? Che lei ha bisogno di guardare un po' di TV. E lui di andare a dormire da. No, bugia, vieni qui e usa il vasino. Lei può piangere ancora un po'. Sì, prima o poi finirà di piangere, infatti si è addormentata. Ogni tanto. Noi il metodo montessoriano non lo conosciamo. Non lo vogliamo. No, no, no. Noi lasciamo questa Violet impunita lì. Ok, amo. Lucida alla perfezione. Già. No, Joseph, però. Frotomi. Io vorrei aiutarti, però pure tu, fratello mio. Ma tutto a posto. Cioè, raga. Cioè, lui, però, anche lui, porca miseria. Facciamo un nigiri di salmone formato festa per tutti quanti. Ah, ok, ora va a cucinare. Fratello mio, che cosa dobbiamo fare con te? Cosa devo fare? Lui almeno si fa promuovere, sì, sembrerebbe di sì, raga. Adoro. Mannaccia, mannaccia, mannaccia. Asciuga.
Amore, stavo andando ad apparecchiare la tavola. Vai, vai, sì, apparecchia, mi piace un sacco questa cosa. Bellino. Ora ma ti mangi anche un bel nigiri di salmone. Dai, l'ha aggiunto livello 6 di alta cucina. Capito che ora ho capito come dobbiamo fare per prendi una porzione. Amo, amo, di qua, amo. Non ti perdere. Lui si perde con poco in realtà. Usa e fai la doccia. Allora, lui, raga. Oh, seleziona un ramo per Abisinaga. Esperto, c'è bisogno di esperti in tutti i campi, quindi al bando la modestia. Anche tu lo sei, ogni qualvolta il tuo capo lo ritiene necessario. Sei la prima e l'ultima persona a cui le squadre si appellano quando cercano di risolvere problemi complessi. 8-17, riduciamo di un'ora un po' prima. Ok, abbiamo 2 giorni di vacanza. Il soprintendente si guadagna un po' di più. 9-17, si lavora anche un'ora di meno. E abbiamo la, diciamo, settimana canonica. Lunedì, venerdì. La mente collettiva dell'azienda non funziona senza un numero sterminato di capisquadra. Unisci alla loro legione e assurgi alla qualifica di soprintendente. Aumenta la produttività di 1 centesimo di punto percentuale attraverso esercizi motivanti per la squadra. Raga, io prendo esperto. Si lavora un'ora di più, ma c'è questa settimana dove il giovedì siamo liberi, così da non avere tutti i sim venerdì e sabato a casa, ecco. E poi lui sta per diventare anziano, quindi forse mi andremo anche in pensione a un certo punto. Domatore di dati, ci sta, mi piace, promosso a domatore di dato, ricetta dell'Oma Azake, ottimizza le formule dei fogli di calcolo. Adoro, adoro. Scusate, fatemi vedere subito questa roba. Livello 5 di logica, livello 3 di programmazione. Ci sta. Ci sta, è molto teso, quindi facciamoli fare zapping, ma prendi una porzione. Riesce? No. Prima si siede e poi va a prendere la porzione. Non riesce a fare due cose contemporaneamente. Chi è questa? Emilia Ernest. Non ci interessa, non ci interessa. Questo sta piangendo perché è molto teso e infatti non possiamo fare i compiti, raga. Non può neanche giocare. Oddio, raga, ma sono tutti tesi. Ma che cazzo? Prolini hanno questi sim. Girl, tu magnate una porzione. Qua si è rotta pure la doccia. Sta bambina. Ah, la stai allattando. Brava. Brava. Infatti, hai fatto molto, molto bene. Violazione del regolamento degli inquilini. Cosa sta a fa lui? Amo, ma no, chiacchiera con Abi. Fai uscire. Posso dire? Sostituiamo. Sostituiamo. Molto teso. 6 minuti all'essere molto teso. Ok, felice. Giochiamo. Giochiamo perché comunque c'è bisogno per. Dato che di martedì andremo appunto ancora alla cosa degli scacchi. Ci sta. Ci piace. Lei si sta occupando dei bambini. Amore, troppo teneri. Troppo teneri ma fastidiosi. Aggiorna. Con beh, no. Uccelli del paradiso. Adoro. Stile di vita a rischio. Vabbè, non ci interessa. Non possiamo? Fai addormentare rassicurando. Vediamo se ce la fa. Amo, tu ti sei divertito. Prenditi una porzione, please. Grazie. Tu che hai fatto? 25%. Vabbè, lui comunque, raga, Joseph è un genio. Ripeto, non ho voluto e non voglio diplomarmi in anticipo, semplicemente perché non è una cosa nostra italiana e quindi non volevo fare questa cosina, ecco. Anche se effettivamente voi dite, ma il gioco lo permette, quindi non è che stai violando il regolamento. Avete ragione anche voi. Dormi. Lui sta a mangiare. Poi li facciamo fare usare il gabinet. Vedete, così lui già giovedì c'ha un giorno di pausa, se no questo mi muore di stress. Mi muore di. Belli i piatti del sushi, posso dire. Molto molto belli, che sono le tavolette di legno. Mi piace un sacco, un sacco. Questo ha finito di giocare a scacchi, dai. Facciamogli fare anche i compiti, visto che ci troviamo. Magari il prossimo episodio, raga, andiamo un giorno a scuola con lui, dai, perché sennò, cioè, manca ancora tanto per la scuola. Prima
prima che arrivino loro, dico. Oddio, lui neanche tanto. Vedrete che quando meno ce l'aspettiamo avrà fatto il fatto. Oddio, sono le 11 comunque. Marti, però, se tu non ripulisci, se tu non approfitti di dormire quando i bambini fanno. Quando i bambini dormono, c'è un problema. C'è un problema. Amo, devi fare questi compiti. Fai compiti, anche se di notte, ma falli. Falli. Ma cosa sta facendo? Spala la neve. Amo, ma ti sembra l'orario a mezzanotte di spalare la neve, Gesù? Va bene, ragazzi, io direi che con questo episodio e questa bellissima immagine di Joseph che noi volevamo, amore, che tenero, possiamo benissimo terminare qui l'episodio. E nulla, raga, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Anche facciamo un punto della situazione a un certo punto, raga. E nulla, voglio anche capire il prossimo gameplay se volete, per esempio, vivere la vita di Joseph quando diventerà giovane adulto, se volete comunque che giochiamo come entrambe le famiglie. Dobbiamo capire un po', quindi scrivetelo nei commenti. E io voglio anche capire un attimo come gestire poi la nuova espansione. Aiuto. E nulla, raga, tasto super grazie, link di Stand Gaming e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!